e cioè che probabilmente alcuni poteri forti udinesi che si sentivano bistrattati rispetto all'attenzione che l'attività produttiva aveva verso Pordenone hanno deciso che l'operazione doveva essere fatta. Io ho questo sospetto. Cioè, sono convinto che qualcuno si sia sentito un po' meno trattato bene rispetto al passato, ad un passato non troppo lontano, dove tra l'altro poi, quando si parla di investimenti, ma qui chiudo con una vena polemica, bisogna anche andare a vedere cosa parliamo di trasferimenti, perché una cosa sono trasferimenti produttivi, una cosa sono trasferimenti per fare debiti e una cosa sono trasferimenti per costruire piazze nei luoghi più sperduti della nostra provincia. In regione ci sono due istituti scientifici, parliamo di sanità, il Burlo e il CRO. Si decide di fare gli stati generali dell'oncologia per tracciare, quindi parliamo di economia, parliamo di sanità ma parliamo di economia, parliamo di lavoro, parliamo di PIL prodotto. Si decide di fare gli stati generali dell'oncologia. Uno dice, scusa, in provincia di Pordenone c'è l'unico istituto scientifico oncologico della regione Friuli Venezia Giulia, il CRO, dove faranno gli stati generali dell'oncologia, quindi del futuro dell'oncologia in Friuli Venezia Giulia e quindi il futuro della nostra ricerca, il futuro del nostro combattere questo cancro. Li faranno a Pordenone chiaramente. E invece no, all'inizio del 2011 gli stati generali dell'oncologia e lo studio del piano dell'oncologia li faranno a Udine. Mi sembra normale. Allora la politica forse pordenonese dovrebbe dire qualcosa e lo dice e comincia a dire non è, l'ho saputo l'altro giorno e quindi oggi lo denuncio. Il presidente dirà qualcosa dopo domani, speriamo che i consiglieri regionali dicano qualcos'altro ancora, ma tutti i professionisti che lo sanno da un po'. Anche i giornali faranno la loro, segnalo per chiudere sulla sanità, anche così come insomma, cronaca degli ultimi giorni, questa, prescindo dalla professionalità premessa, questa calata di manager udinesi terrificante dalla direzione generale a tutte le caselle occupate, pochi sanno che insomma, forse magari l'ospedale, l'azienda sanitaria, eccetera, insomma i pordenonesi si trovano ormai con una certa difficoltà, comunque qua poi non siamo qui per parlare di sanità, sarebbe un altro tema importante.